È aprile e tra un po' arriverà l'estate e per questo ho realizzato una borsa molto pratica che ci permetterà di far scivolare via la sabbia e avere sempre la borsa asciutta. Ho utilizzato, pensate, una zanzariera, uno scarto di zanzariera che avevo in casa. Vediamo ora i materiali. Un tessuto zanzariera, uno sbieco fantasia, una tracolla, tessuto in cotone, una cerniera, un interfodera per il fondo della borsa, filati in tinta per cucire, bernina 7,35 e filati di lana madeira per ricamare. Ritagliare due rettangoli di zanzariera 37 x 44 cm. Intelaiare soltanto uno strato di zanzariera. Ricamare con il filato di lana senza alcun sostegno. Come filato inferiore usare il filato da cucito in tono con il filato superiore. Ritagliare tre rettangoli di tessuto di cotone. Prendere uno dei due rettangoli più corti. Spillare il dritto della cerniera con il dritto della stoffa di cotone nel lato più corto. Con il piedino da cerniera numero 4 cucire un lato della cerniera. Ritagliare la stoffa e ribattere con una cucitura dritta. Ripetere la stessa operazione per l'altro rettangolo di stoffa di cotone. Sistemare i due rettangoli così ottenuti rovescio contro rovescio e tagliare l'eccedenza della cerniera con un cutter. Ora sistemiamoli dritto contro dritto, spigliamo e realizziamo le cuciture nei tre lati. Due lunghi e uno corto. Prima di cucire, però, ricordiamoci di cambiare il piedino. Io userò il piedino 34. Rifinire gli angoli con delle forbici, rovesciare il lavoro e otterremo quello che sarà la nostra tasca interna della borsa. Ritagliare un rettangolo di stoffa che misura 29 x 13 cm. Piegare a metà con il dritto all'interno e realizzare una cucitura nei due lati. Ritagliare gli angoli con le forbici e rigirare il lavoro. Infilare l'interfodera all'interno del tubolare che abbiamo creato. L'interfodera
l'interfodera sarà più corta di 1 cm per parte rispetto al tubolare. Prendere 2 rettangoli di zanzariera . Posizionarli dritto contro dritto e fissarli con le mollette. Realizzare una cucitura nei 3 lati. Fissare lo sbieco nei 3 lati cuciti con le mollette. Cucire esattamente sopra la piega dello sbieco. Ripiegare lo sbieco, realizzare una cucitura dritta sul bordo dello sbieco. Piegare gli angoli sul fondo. Misurare la larghezza del fondo e tagliare 2 angoli esattamente della larghezza del fondo. Fissare il fondo della borsa con delle mollette e cucirle. Rigirare il lavoro. Rifilare la tasca di qualche centimetro se è troppo lunga. Ripiegare il bordo superiore di 1,5 cm. Infilare la tasca sotto la piegatura e centrare. Cucire tutto intorno. Prendere le 2 tracolle e centrarle, fissarle e cucirle. Ripetere la stessa operazione per gli altri manici. La borsa mare è completa. Potete richiedere il file da ricamo in direct sul profilo Instagram di Bernini Italia.